non parlare dei suoni meravigliosi prodotti da questa boccetta. Cioè, ah, che bello. Credo proprio che ci aiuti veramente ad entrare in sintonia con quello che stiamo per fare. Crea la giusta atmosfera, sia il suo suono così delicato, avvolgente. Che questo profumo meraviglioso te lo vorrei tanto far sentire. Ma a proposito, tesoro, ti consiglio di prendere anche tu un olio che ti piace particolarmente. Quelli di cui veramente il profumo ti lascia quella sensazione così piacevole di benessere. Prendilo, io ti aspetto qua, stoppa pure il video e in questo modo possiamo continuare al meglio insieme. Possiamo continuare. Perfetto. Allora, prima di tutto, prendi il tuo olio speciale. E gioca anche tu con il tappino se ne hai la possibilità. Come faccio io? Oh, se non hai il tappino, muovilo insieme a me, con questa delicatezza, e concentrati sul suo suono. Concentrati sul suo suono. E inizia a sentire il suo profumo. Siamo solo io e il nostro momento speciale, il nostro momento di coccole speciali. Bene, se hai i capelli lunghi, ti consiglio di legarli. Io per prima cosa li leggo così perché sto più comoda da questa parte, perché prima andremo a lavorare su un lato. Ok, quindi inizierò da questa parte e poi dall'altra. Quindi faccio anche così, mi tolgo una cuffietta. Ecco, così ho tutto libero per poterci lavorare al meglio. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ci mettiamo un po' di olio sulla mano con la quale andremo a massaggiare la zona che ovviamente è la mano opposta al lato della spalla e del collo che andremo a massaggiare adesso.
Bene. Iniziamo con dei movimenti così circolari, come ad accarezzare, a preparare la nostra spalla e il nostro collo a questo momento di benessere. Gli stai dicendo: ok, stiamo per iniziare, quindi inizia a scaldarti, inizia ad attivare la circolazione. Ecco, facciamo così, così, così. Magari sposto un po' il microfono perché forse non mi vedi bene. Ecco, così forse va meglio, spero. E dicevo, massaggiamo, circolare, circolare, circolare. Dopodiché, cosa facciamo? Senti tutte le tensioni che si sono generate in questa zona del collo. Senti quanto ce ne sono. Questo è tutto lo stress accumulato durante le giornate, vero? Eh sì, ma adesso piano piano impastiamo, impastiamo, impastiamo. Sciogliamo questi nodi. Che ne pensi? Come va? Inizi a sentire la circolazione che si attiva nella zona. Sì, perfetto, impasta, 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 così. Ah, che bello, sciogliamo, sciogliamo. Tutte le negatività lontano da noi. Solo stare bene, solo prenderci cura della nostra persona. Ah, che bello, mi sento già molto meglio con così poco. Pensa, bastano pochi minuti al giorno per stare bene. Bene, tesoro, adesso che cosa facciamo? Inspiriamo, raccogliamo tutta l'aria e facciamo finta, anzi non facciamo finta, con tutta l'aria che inspiriamo, tiriamo fuori dal nostro corpo tutti quei pensieri negativi che ci hanno accompagnato, che non ci fanno stare bene. E dopodiché, mentre scendiamo in questo modo, lateralmente con il collo, verso avvicinando, buttiamo fuori tutta l'aria, e una volta che la buttiamo tutta via, tratteniamo senza respirare per qualche secondo, per poi ritornare alla posizione iniziale facendo un'altra bella inspirazione. Ok? Spero di essere stata chiara. Iniziamo. Dita qua che fanno pressione e inspiriamo.
Bene. A sentirti già più leggera adesso. Adesso facciamo qualche movimento di nuovo circolare e dopodiché applichiamo la stessa procedura, ma questa volta portando il capo così, quindi roteando. Le dita nella posizione corretta. Inspiriamo. Via tutti, tutti, tutti i pensieri negativi. Raccoglile e poi mandale via con un soffio. Pensa quanto è semplice, basta un soffio per stare bene. Inspiriamo. Di nuovo un pochino. Perfetto, con questa parte abbiamo terminato. Impastiamo, 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 impastiamo. E circolare, 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 circolare. Ora facciamo la stessa cosa. Ho esagerato. Sentiamo ancora un pochino il suo suono. Comunque adesso dovresti sentire questa parte molto più rilassata di prima. Perfetto. Ok, iniziamo. Facciamo proprio lo stesso lavoro. Molto semplice ma efficace. Movimenti circolari. Come dici? Ti senti meglio? Sono contenta davvero. Ma aspetta di arrivare alla fine perché ancora ci dobbiamo lavorare un po' su. Vedrai che poi starai ancora meglio rispetto ad adesso. Abbiamo ancora un po' di tensioni da allontanare da noi. Zona del corpo che tende a contrarsi facilmente, magari assumendo una postura sbagliata durante il lavoro, lo studio, insomma ci sono veramente tante motivazioni, semplicemente lo stress che ci porta ad assumere.
Ora impastiamo. Zona del corpo, perché anche qua, anche da questa parte, che sarebbe la mia sinistra in questo caso, ce ne sono tante e ne le cacciamo via. Impasta, 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 prenditi cura di te. Devi essere felice perché in questo momento ti stai amando un po' di più. Stai dando il valore che ti meriti, l'importanza che ti meriti, che spesso non ti dai perché sei preso da tutt'altro e questo non va bene. Almeno qualche minuto, anche mezz'ora al giorno, per noi la dobbiamo trovare, è importante. Bene. Senti come nel mio caso che questa parte è particolarmente tesa rispetto all'altra, da questa posizione impasta un po' di più, cerca di insistere su quei punti che proprio sembra non vogliano sciogliersi, non vogliano rilassarsi, ma noi
su questi punti. Così. Ecco, va già meglio, va già già. Sono conciate i capelli facendo la coda, però non farci particolarmente caso, insomma. Stiamo meglio adesso, vero? Ma non abbiamo ancora finito, mancano giusto gli ultimi step. Voglio provare una cosa. E prima facciamo delle semplici circonduzioni delle spalle. Ok, indietro. Sempre curando comunque la respirazione, in questo caso. Diciamo libera, inspira ed espira. Magari cerca di fare dei respiri profondi per beneficiare appieno, perché aiutano maggiormente a rilassarsi. In avanti, sempre curando la respirazione. Ora lasciale morbide. Molto, 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 molto meglio. Ah, che bello. Mi sento molto più leggera adesso, è stupenda questa sensazione. E per terminare, metto le cuffiette, per terminare vorrei fare una cosa che ho letto, voglio provare insieme a te se è davvero. Terminiamo al meglio questa seduta di massaggio, perché come sai, te l'ho detto anche più volte, mi sembra anche nel video che feci molto tempo fa di rilassamento, di ginnastica posturale per la zona cervicale, e che la respirazione è fondamentale, proprio fondamentale. Ok, tappiamo una narice.
tesoro, come hai capito, non me ne voglio più andare, voglio stare ancora.